Una guerra annunciata sulla quale l'Occidente ha tenuto gli occhi chiusi. Il sindaco di Palermo esprime solidarietà al popolo ucraino dopo l'aggressione russa. Connazionali emigrati da anni fingevano di risiedere in Italia per beneficiare dell'assegno sociale. La Guardia di Finanza di Messina ha sequestrato oltre 200.000 euro. Semplificazione e digitalizzazione per trasformare la burocrazia e favorire le imprese. 200 anni di storia delle aziende siciliane. Il Teatro Biondo di Palermo a rischio crack, stop a tutte le spese straordinarie. Le determinazioni adottate dagli amministratori. Ad Altavilla Milice all'incontro verso un futuro senza la mafia in occasione del 39° anniversario della prima marcia antimafia Bagheria Casteldaccia. Bentrovati alla seconda edizione del TG di Media News di venerdì 25 febbraio. In apertura il sindaco di Palermo esprime solidarietà al popolo ucraino dopo l'aggressione russa, una guerra annunciata sulla quale l'Occidente ha gli occhi chiusi. Vediamo. La guerra in Europa a sorpresa. Nel cuore dell'Europa l'aggressione militare russa è veramente una sfida alla democrazia, alla libertà, ai principi fondativi dell'Unione Europea. Da questo punto di vista è gravissima la responsabilità di Putin, che sta veramente mettendo a rischio non soltanto la vita di tante persone, ma anche al tempo stesso la tenuta stessa del sistema mondiale di pace. La pace è un diritto. Palermo ha manifestato con molta forza il no alla violenza, il no alla guerra, il no all'aggressione russa e al tempo stesso il diritto alla pace, che è il diritto dei diritti. Credo che sia un momento molto duro, molto pesante, e da questo punto di vista deve essere chiara la solidarietà della città di Palermo per il popolo dell'Ucraina, al tempo stesso espressa da me come sindaco ai colleghi sindaci di quel paese, alla comunità ucraina che vive a Palermo nell'apprensione, in mancanza di notizie o in attesa di notizie spesso tragiche, i familiari e cari rimasti nel loro paese. Sembra che l'Occidente abbia tergiversato, abbia atteso troppo, qualcosa che poi si è rivelato un dramma. Questo è il dramma che si vive tutte le volte che si hanno rapporti economici e dipendenze economiche da paesi che non rispettano i diritti. È il prezzo che si paga quando si chiudono gli occhi di fronte alla violazione dei diritti. Purtroppo l'Europa ha chiuso gli occhi di fronte alla violazione dei diritti in Russia e lo chiude anche nei confronti di altri paesi. Questo poi crea una condizione di oggettiva debolezza e ricattabilità anche dell'Unione Europea. E passiamo all'emergenza sanitaria, coronavirus, terapie intensive in forte discesa. Importante continuare comunque a tenere sotto controllo la situazione, ma fondamentale durante l'estate investire sulla qualità dell'aria all'interno degli edifici. È infatti ormai dimostrato che i contagi avvengono praticamente al chiuso. Le terapie oramai sono, in fortissima discesa, siamo per i vecchi parametri, perché adesso saranno aboliti, siamo in zona bianca. In teoria, vabbè, il decreto diceva che bisognava rimanere tre settimane sotto con i parametri a zona bianca per poter essere definitivamente dichiarati zona bianca, però in realtà sappiamo che il nuovo decreto supererà questo modo di classificare le regioni. Il problema sembra in questo momento risolversi. Non vedo grandi motivi di criticità, però va comunque sorvegliato, perché abbiamo visto durante questi due anni che la malattia può dare e può avere dei colpi di coda. I positivi sono in discesa. Ho sempre detto e ribadisco che è un indicatore abbastanza debole e poco significativo. L'indicatore fondamentale è quello delle occupazioni negli ospedali. Un appello che mi sento di fare, l'ho fatto per due anni e continuerò a dirlo: usiamo l'estate per cambiare i nostri edifici e per renderci più resilienti rispetto
a qualsiasi malattia trasmessa per via aerea. Vanno riviste le norme igienico-sanitarie degli edifici, vanno introdotte negli edifici pubblici delle ventilazioni serie. Qualcuno ha cominciato a dirlo nelle ultime settimane, speriamo che si faccia. È un costo irrisorio rispetto ai benefici che possiamo averne. Speriamo di riuscire a farlo. Sì, perché ormai è accertato che le trasmissioni avvengono quasi esclusivamente o esclusivamente in luoghi chiusi, quindi. Assolutamente, luoghi chiusi e per via aerea. Tutto quel terrorismo che fu fatto all'inizio sui guanti, sulla maniacale disinfettazione delle mani, riduceva il rischio ma in maniera assolutamente irrisoria. Il problema fondamentale è la qualità dell'aria respirata. Se la qualità dell'aria respirata è buona, la trasmissione del virus viene fortemente impedita. Passiamo alla cronaca. Guardia di Finanza, maxi truffa in materia di prestazioni previdenziali. Connazionali emigrati da anni fingevano di risiedere in Italia per beneficiare dell'assegno sociale. La Guardia di Finanza di Messina ha sequestrato oltre 200.000 euro. La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 200.000 euro a 7 soggetti di origini siciliane, ritenuti responsabili, secondo ipotesi di accusa, di avere indebitamente percepito negli anni il cosiddetto assegno sociale erogato dall'INPS. Le indagini sono state condotte alle Fiamme Gialle della Compagnia di Taormina e coordinate alla Procura della Repubblica di Messina. L'assegno sociale ha sostituito la preesistente pensione sociale a natura marcatamente assistenziale, essendo destinata a coloro che versano in condizioni economiche manifestamente disagiate, ed è erogato dall'INPS in 13 mensilità. La sua concessione è vincolata anche e soprattutto a requisiti anagrafici: essere cittadini italiani di età superiore a 66 anni e 7 mesi, con stabile e continuativa dimora nel territorio italiano per almeno 10 anni. Non è sufficiente il mero dato formale della residenza, talché l'eventuale prolungato soggiorno all'estero diventa causa di perdita della prestazione previdenziale. Proprio quest'ultima circostanza ha costituito il principale elemento su cui si è focalizzata l'attenzione investigativa. In particolare, le investigazioni si sono concentrate sui soggetti destinatari dell'odierno provvedimento cautelare, i quali solo formalmente risultavano essere rientrati in Italia da paesi sudamericani e europei, aver ottenuto la residenza in piccoli comuni della fascia ionica della provincia peloritana, per poi, anche nel giro di pochi mesi, presentare richiesta di percezione del beneficio. Gli accertamenti tuttavia hanno restituito, secondo ipotesi investigativa, e che dovrà comunque trovare conferma nei successivi gradi di giudizio, una realtà completamente diversa. È emerso infatti un fittizio trasferimento della residenza in Italia non appena raggiunta l'età minima per accedere alla prestazione previdenziale, attraverso un'articolata catena di false dichiarazioni e varie condotte artificiose finalizzate, nel loro complesso, a trarre inganno l'ente erogatore in ordine alla sussistenza, in capo ai cittadini richiedenti, dei requisiti di legge per il riconoscimento del beneficio economico. Semplificazione e digitalizzazione per trasformare la burocrazia e favorire le imprese. 200 anni di storia delle aziende siciliane è il titolo del convegno che si è svolto oggi alla Camera di Commercio Palermo-Enna. La burocrazia rallenta tantissimi processi di sviluppo, è un costo di cui non ci siamo mai resi conto. Io avevo prospettato l'ipotesi di fare, anche l'idea di fare il conto dei posti di lavoro mancanti per colpa della burocrazia. Le pensi un'autorizzazione che invece che in 3 anni la fa in 3 mesi, quanti posti di lavoro avrebbe potuto creare? Un esempio semplice per far capire come si deve partire assolutamente da questo, soprattutto in un momento in cui parliamo di notevoli investimenti dovuti al PNRR, investimenti che rischiamo di non mettere sul campo per colpa delle lungaggini burocratiche. È la vera chiave di volta, questa è un'occasione importantissima. Semplificare si può fare, noi come Union Camere siamo impegnati in prima fila, abbiamo un tavolo che abbiamo costituito con tutte le associazioni principali del Paese e con anche la partecipazione del Ministero della Funzione Pubblica, proprio per andare la semplificazione dal basso, trovare tutte quelle norme che gli imprenditori percepiscono come ostacolo lungo la loro vita, come un costo suppletivo a volte inutile, per cui su questo bisogna impegnarsi in maniera assolutamente forte. Questo è un Paese
dove i governi, non voglio parlare di questo, anzi questo è quello che forse ci sta dando più attenzione, ma soprattutto nel passato c'era la cultura del sospetto, della serie: caro imprenditore, caro cittadino, io ti aggiungo una norma ad un'altra norma perché ho il sospetto che tu vuoi fare il furbo. Dobbiamo passare alla cultura della responsabilità, cioè dare e credere in quello che l'imprenditore o il cittadino fa in maniera corretta e legittima, dandogli la possibilità anche di autocertificazioni. Poi ovviamente se controllo e sbaglio pago. Digitalizzazione, ma come siamo messi in Sicilia? È ancora la burocrazia il vero nemico degli imprenditori? Sì, noi partiamo con una proposta di sostanza, vale a dire il sistema delle camere di commercio, il sistema di infocamere a disposizione della pubblica amministrazione per abbattere il vero ostacolo allo sviluppo dell'impresa, che è quello della burocrazia. Questo non vuol dire che ci sono burocrati che vanno bene o vanno male, questo significa che c'è un sistema che può rinnovarsi completamente attraverso la digitalizzazione e lo può fare in partnership col nostro sistema camerale. Ecco, ma la Sicilia rispetto al resto d'Italia com'è messa? Allora, abbiamo, proprio da un'indagine che abbiamo fatto col nostro punto impresa digitale, purtroppo una scolarizzazione digitale a livello di apprendistato. Pertanto bisogna ancora fare tanto. Questo si trasforma tra l'altro sia nella ricerca di personale che nelle stesse strutture di imprese in un gap incredibile. Ma quello sul quale noi vogliamo puntare di più è il rinnovamento della pubblica amministrazione. Ci vuole una grande operazione di formazione e di ristrutturazione del personale all'interno della pubblica amministrazione. Solo così possiamo vincere la sfida. Sottoscritto l'accordo transattivo tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Siciliana e il Comune di Bagheria, che permetterà all'ente di non dover restituire la cifra di circa 4 milioni e 700 mila euro relativa al finanziamento per l'area PIP, il piano di insediamento produttivo di Via Monaco. Con senso di responsabilità abbiamo salvato un'opera pubblica dal definanziamento. Il PIP Monaco è la famosa area artigianale, un'opera incompiuta con un finanziamento di circa 5 milioni di euro. Quando ci siamo insediati a maggio del 2019 era arrivato il decreto di definanziamento. A ottobre del 2019 abbiamo fatto una conferenza stampa poiché ci eravamo appellati facendo un ricorso al TAR e a seguito delle interlocuzioni col Ministero dello Sviluppo Economico abbiamo finalmente, dopo due anni, raggiunto un accordo transattivo che di fatto fa cessare la materia del contendere, quindi il Comune non deve restituire i 5 milioni di euro. Questo significa salvare l'ente e le casse dell'ente e quindi la città da un probabile dissesto, ma ci fa assumere una forte responsabilità, che è quella che adesso le aree artigianali bisogna completarle seguendo un cronoprogramma peraltro previsto nell'accordo transattivo. Avevamo due strade. La prima, quella della irresponsabilità, e cioè far finta di niente e dire non è colpa nostra, purtroppo ce lo siamo trovati, e quindi subire la revoca. La seconda invece è quella della responsabilità, ed in silenzio abbiamo lavorato affinché si potesse salvare il finanziamento. Con l'occasione io devo ringraziare tutti coloro i quali si sono impegnati a vario titolo, sia dal punto di vista amministrativo che politico, nel darci una mano d'aiuto a interloquire con gli enti sovraordinati per poter trovare una soluzione a tutela della città. Le prospettive sono indubbiamente la realizzazione dell'opera e dare alla nostra collettività un'area industriale per la quale vi è un'assoluta necessità, perché ricordo che con le normative stringenti ovviamente che riguardano le attività produttive, quindi imprese di varia natura, metalmeccaniche di svariata natura, l'area industriale è assolutamente necessaria per il nostro territorio per dare loro respiro, sviluppo e una prospettiva appunto per il futuro che sia molto più concreta di quella che oggi vi è. Sicuramente la revoca di un finanziamento di 4.700.000, di cui il Comune di Bagheria aveva già incassato il 90%, cioè 4.200.000 euro, sarebbe stato un durissimo colpo per il bilancio di qualsiasi ente locale, figurarsi del Comune di Bagheria, che è un comune comunque medio, e anche tenuto conto di quelle che sono le difficoltà presenti, che io non dimentico mai di sottolineare che tutti gli enti locali vivono in questo momento. Per cui era doveroso da parte nostra tentare ogni strada possibile, e questo abbiamo fatto per cercare di
evitare la revoca di questo finanziamento. Ci siamo difesi prima facendo ricorso alla revoca e ci è andato bene ottenendo una sospensiva e abbiamo attivato subito un dialogo con il Ministero dello Sviluppo Economico e con la Regione per poter addivenire ad una transazione. La transazione sospende il finanziamento fino al collaudo dell'opera che noi dobbiamo realizzare entro giugno del 2024. Quindi adesso inizia il lavoro, cioè l'amministrazione dovrà mettersi al lavoro seriamente per recuperare tutto il tempo che in passato si è perso e dare finalmente un'area di insediamento produttivo alla città. Rientriamo in studio e parliamo del rischio crack del Teatro Biondo di Palermo. Stop a tutte le spese straordinarie. Ieri la conferenza stampa dove il presidente Giovanni Puglisi ha parlato dello stato di crisi e delle determinazioni adottate dagli amministratori. Il Teatro Biondo di Palermo è in crisi finanziaria, una crisi importante dopo che il Comune di Palermo, socio insieme alla Regione dello Stabile, non ha garantito il 1,5 milioni di contribuzioni per il 2021 e non ha dato nessuna certezza per il 2022. L'allarme è stato lanciato dal presidente Giovanni Puglisi che ieri in una conferenza stampa ha tracciato un quadro molto critico della gestione del teatro. C'è un problema grave di politica, di classe dirigente. Il Teatro Biondo sta facendo la sua parte, pur tra mille difficoltà, per preservare qualità artistica, occupazione e stipendi, ma la politica torni a fare la politica e non si occupi solo di poltrone e di consenso elettorale. Questo è quello che ha affermato Giovanni Puglisi parlando con i giornalisti. Fino a giugno si potranno impegnare soltanto somme pari a un 1/12 del bilancio di previsione 2022, autorizzandole passo dopo passo in base alle entrate. Priorità quindi al pagamento degli stipendi e degli oneri contributivi, ma stop a qualsiasi spesa extra. Se nel corso del 2022 non arrivassero certezze sulla contribuzione comunale, l'amministrazione del teatro sarà costretta a modificare ulteriormente il budget e a fare delle scelte di conseguenza. Intanto si procederà con gradualità. Siamo riusciti con grande responsabilità a firmare i contratti necessari per presentare di nuovo la domanda al Ministero come teatro di rilevante interesse culturale, perché altrimenti avremmo dovuto chiudere, dice il presidente dello Stabile Gianni Puglisi. Il Biondo, infatti, con la crisi economica in atto, ha dovuto rinunciare a presentare la domanda come teatro nazionale. Abbiamo fatto i maghi per trovare delle soluzioni e presentare la richiesta almeno come trick, ma siamo molto amareggiati perché avevamo i numeri da teatro nazionale, ma abbiamo dovuto essere prudenti, dice la direttrice del Biondo Pamela Villoresi. Il tema infatti adesso è la sopravvivenza del teatro stesso. Come amministratori del teatro abbiamo fatto di tutto per garantire la continuità di un'istituzione importante come il Teatro Biondo. Il teatro è un punto di forza della città e su questo la città di Palermo e la regione dovrebbe giocare una grande partita. La vicenda drammatica del Biondo ci deve essere da insegnamento. Basta rivalità tra Teatro Biondo, Bellini, Inda. Serve una strategia complessiva dei teatri, dice ancora Puglisi. E aggiunge, l'idea di un teatro stabile regionale, per esempio. La città di Palermo merita un futuro culturale degno di una capitale senza tempo. Se il comune non versasse ancora le quote, decadrebbe come socio del teatro. Ma a quel punto sarebbe davvero la fine. Con il comune morirebbe anche il Biondo. Lo prevede la norma, per essere teatro stabile, comune e regione devono essere soci. Non esistono altre possibilità, dice Puglisi. L'ultimo spiraglio all'orizzonte, almeno prima delle prossime elezioni amministrative, è l'accordo con il governo nazionale che il sindaco Leoluca Orlando nei prossimi giorni dovrebbe portare a casa. Forse da lì si potrebbe ricavare la quota o parte della quota destinata al Biondo per salvarlo da un declassamento di fatto. Bagheria è riuscita a rientrare tra le città su cui si realizzerà una struttura sociosanitaria con i fondi del PNRR. Il 3 febbraio, a seguito del piano sanitario pubblicato dall'assessorato alla salute regionale, la città di Bagheria non era presente tra i comuni. Dopo un'interlocuzione sia col governo regionale che con l'ASP, siamo riusciti a inserire Bagheria tra le città
su cui si andrà a realizzare attraverso i fondi del PNRR una struttura sociosanitaria. In questo caso a Bagheria realizzeremo una casa di comunità hub utilizzando un bene di proprietà comunale e quindi daremo la possibilità a Bagheria di ampliare l'offerta sociosanitaria. Ovviamente questo non pregiudica il percorso già avviato da parte dell'ASP per l'acquisizione e realizzazione della Casa della Salute. La Casa della Comunità hub significa sostanzialmente la realizzazione dei poli ambulatori, quindi a servizio della collettività, con l'impegno da parte dell'ASP di potenziare soprattutto la radiologia e la medicina nucleare, quindi dare la possibilità, in alcuni casi anche H24, ai cittadini di poter ricevere e avere un servizio sul territorio funzionale rispetto alle esigenze, un servizio che al momento assolutamente non è né adeguato e in molti casi inesistente. Con la Casa della Salute invece si avrà la possibilità di poter accentrare tutti i servizi sociosanitari oggi presenti sul nostro territorio con un'unica struttura, ma c'è a seguito di un'interlocuzione che abbiamo col governo regionale e con l'ASP anche la possibilità in futuro di poter realizzare un ospedale di comunità, che ovviamente non è un ospedale ma è una struttura pre o post ospedale per il ricovero e quindi una lunga degenza per alcune categorie fragili. Ma ritengo che in questo momento ciò che ha di bisogno non solo la città di Bagheria ma il distretto sociosanitario è una casa di comunità hub. A Palermo il degrado di via Lincoln, importante arteria cittadina, è sotto gli occhi di tutti l'inerzia totale delle istituzioni. La permanenza nella zona è seriamente compromessa nella viabilità, nelle condizioni igieniche e sanitarie e nella sicurezza dei cittadini, nel servizio, la testimonianza dei residenti. È veramente un peccato vedere via Lincoln ridotta veramente male. E purtroppo, come Comitato Calza e i residenti della via, abbiamo segnalato più volte i problemi che ci sono in via Lincoln. Una via molto importante perché è una via che ogni giorno viene percorsa da cittadini e residenti che si recano all'Orto Botanico, a Villa Giulia e altri monumenti importanti che ci sono in questa via, ed è veramente un peccato che sia stata totalmente abbandonata in questi anni. Io parlo da residente insieme agli altri qui vicino a me. Noi abbiamo difficoltà spesso e volentieri a entrare dentro le nostre case, dentro i nostri portoni, perché dobbiamo scavalcare la spazzatura. Questo avviene anche dalla nostra macchina parcheggiata, perché o c'è la spazzatura o ci sono altre macchine in doppia fila che ci non consentono di camminare, di viaggiare. Il problema si pone anche per quanto riguarda le piste ciclabili, che sono praticamente tappezzate dalla spazzatura anziché dalle biciclette, nonché in orario notturno notiamo purtroppo un livello di prostituzione che ancora non è stato come debellato del tutto. Parlare di abbandono, a mio parere, è diminutivo del problema che c'è nella zona. Io penso che ci sia sotto un vero e proprio progetto per screditare la zona, abbattere il valore degli immobili e insediare chissà che cosa, perché è inconcepibile pensare che degli immobili di proprietà pubblica come Palazzo Yanke, Palazzo Barone, lo Spasimo, l'Orto Botanico e la strada che ha l'unica strada di Palermo che ha la faccia a mare venga abbandonata in questo modo. Non è possibile desertificare tutti i palazzi e quindi manca l'utenza per i negozi, manca le abitazioni sono sfitte. E parlare di abbandono, ripeto, per me è sminuitivo. Tanto è un'arteria fondamentale, e passano tante automobili, molto spesso c'è il pericolo per anche soprattutto chi cammina a piedi o con i mezzi, insomma, monopattino o bicicletta, perché le automobili sfrecciano senza, diciamo, la giusta accortezza alla guida. Le strade sono alle volte rattoppate anche male e i marciapiedi anche peggio, vi sono buche, quindi sia per chi va in bicicletta o per esempio noi che abbiamo dei bambini, con le stesse carrozzelle è una gincana continua per non finire all'interno, insomma, delle buche. La sera anche peggio, perché le automobili, avendo meno problemi di doppie file, sfrecciano letteralmente, quindi attraversare la strada è veramente pericoloso. Durante il giorno invece, essendo una zona comunque anche commerciale, il problema già detto della doppia fila e dei camion che fanno carico e scarico,
danno problemi, insomma, della viabilità delle automobili, appunto, regolari, e anche del potersi muovere sui normali marciapiedi, che vengono ovviamente, come dire, occupati dai mezzi che fanno appunto il carico e scarico delle merci. All'Istituto Comprensivo Monsignor Gaiano di Altavilla Milicia, l'incontro verso un futuro senza la mafia, in collaborazione con il Centro Studi Pio La Torre, nell'ambito del progetto Educazione alla Legalità, in occasione del 39esimo anniversario della prima marcia antimafia Bagheria Casteldaccia del 26 febbraio 1983. Siamo insieme, ecco, la parola fondamentale è insieme, anche se siamo non fisicamente vicini tutti, contro le mafie, oggi come allora, e soprattutto per un futuro migliore. È importante investire nei ragazzi, è importante dare a loro la possibilità di vivere personalmente la testimonianza di chi si è impegnato negli anni, anche con rinunzie personali, anche donando la sua vita a favore di quelle che sono le nuove generazioni, perché possano avere un futuro migliore. Siamo insieme all'Associazione Pio La Torre, siamo insieme a tanti altri esponenti e rappresentanti, siamo insieme al Comune di Altavilla Milicia, tutti per rinnovare il nostro impegno e per fornire testimonianza personale, diretta, ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, che sono la nostra speranza e il nostro futuro. A quasi 40 anni, bisogna spiegare a questi ragazzi che non erano nati, nemmeno i loro genitori probabilmente, che quella è stata la prima reazione popolare trasversale contro una fase acutissima della lotta di mafia, che ha fatto centinaia di morti in pochi anni. Nel 1982 Casteldaccia, Altavilla, Bagheria erano diventate l'epicentro delle stragi di mafia. La reazione popolare ha dimostrato che la gente era contro la mafia ed è per questo è passata alla storia come prima manifestazione popolare antimafia. Anche quest'anno, per il 39esimo anno, ci accingiamo a celebrare questo che è una giornata di memoria importante, che ci ricorda e ci porta, no? Ci riporta alla mente un momento storico che ha per noi ha segnato la differenza. Quel momento è stato una separazione netta tra chi era a favore della mafia e chi finalmente aveva deciso di rialzare la testa. Il 26 febbraio del 1983 andavo al liceo scientifico, era l'ultimo anno, e ho partecipato insieme a tutti i miei compagni a questa prima marcia antimafia. I ricordi sono una grandissima partecipazione studentesca, c'eravamo tutte le scuole di Bagheria e poi c'erano anche tantissime scuole di Palermo, ma la cosa che mi ha impressionato è vedere insieme studenti, operai, rappresentanti delle forze dell'ordine, ma soprattutto c'era una presenza massiccia dei preti del comprensorio Altavilla, Casteldaccia e Bagheria, che allora era stato definito un po' il triangolo della morte. C'erano i politici di ogni colore politico. È stata probabilmente la prima marcia che ci ha visti uniti tutti contro la mafia. Eravamo reduci tutta una serie di omicidi che sono stati commessi nel nostro comprensorio, proprio in quello che veniva definito il triangolo della morte, più di 20 omicidi tra luglio e agosto dell'82. Questo probabilmente ha scosso la coscienza popolare. L'aeroporto di Catania si fa promotore della valorizzazione del turismo isolano attraverso iniziative che mirano a far conoscere a un pubblico vasto e internazionale i luoghi e le più antiche tradizioni, specchio della nostra identità e potenzialmente fruibili dai numerosi turisti che scelgono la Sicilia per le vacanze. L'aeroporto di Catania, porta d'ingresso per i numerosi viaggiatori e turisti in arrivo in Sicilia, si fa promotore della valorizzazione del turismo isolano attraverso iniziative che mirano a far conoscere ad un pubblico vasto ed internazionale i luoghi e le più antiche tradizioni, specchio della nostra identità e potenzialmente fruibili dai numerosi turisti che scelgono la Sicilia per le vacanze. Ne è un esempio l'esposizione appena conclusa all'interno dell'aeroporto Etneo della Vara dell'Ascendenza, il piccolo gruppo sacro, gioiello e simbolo dei riti della Settimana Santa di Caltanissetta. Il turismo dell'entroterra siciliano ha bisogno di essere rilanciato in modo concreto e in modo nuovo.
Pertanto la Camera di Commercio di Caltanissetta ha voluto sostenere fortemente l'iniziativa di portare uno dei gruppi sacri della nostra città, la cosiddetta Scinnenza, presso l'aeroporto di Catania. È stata un'esperienza bellissima e commovente che ha motivato tantissime persone, soprattutto coloro che non conoscono le nostre tradizioni religiose. D'altra parte, perché la scelta dell'aeroporto? Perché l'aeroporto è la porta d'ingresso nella nostra regione, quindi l'aeroporto di Catania in particolare è uno dei più grandi aeroporti d'Italia, quindi sono tantissimi i visitatori che inevitabilmente nel momento della partenza dovevano vedere questo gruppo sacro e ammirarne la bellezza e la fattura. Il turismo quindi come volano di sviluppo e nell'ottica di un turismo sempre più sostenibile l'obiettivo principale è quello della destagionalizzazione. La Settimana Santa e le altre, diciamo anche manifestazioni religiose, vanno destagionalizzate, perché se ci si limita soltanto al momento in cui c'è la festa, noi abbiamo, diciamo, sminuito il valore e l'importanza turistica, oltre che religiosa, quello è un altro fattore, l'importanza turistica di quella manifestazione. Quindi abbiamo gettato questo seme e siamo convinti che questo seme germoglierà. Infatti si stanno anche promuovendo iniziative di tal genere. Un'altra vara è stata portata fuori dalla nostra regione proprio recentemente. Rafforzare l'attività di promozione del territorio in concomitanza con l'esposizione del piccolo gruppo sacro della Scinnenza è stato lanciato l'evento Taste Win, promosso dalla Proloco di Caltanissetta e dalla 1-1, che hanno messo in palio tre soggiorni premio per assistere ai riti della Settimana Santa Nissena e poter vivere una vacanza emotivamente coinvolgente nel cuore della Sicilia. E anche per oggi è tutto, vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento alle prossime edizioni di Media News.